Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione della provincia. Quest'oggi in apertura l'esposto con cui l'amministrazione comunale di Belpasso intenderebbe porre fine ai ripetuti disservizi idrici da parte dell'ACOSET, il servizio di Antonino Recupero. A Belpasso grossi problemi di approvvigionamento idrico. Il vice sindaco Carlo Caputo, che in questa settimana ha ricevuto la notifica da parte del sindaco del fatto che ha pieni poteri sul paese, appunto in questo periodo durante le ferie del sindaco, ha preso seri provvedimenti contro l'ACOSET. Tengo a sottolineare che il servizio idrico è affidato a un'azienda che si chiama ACOSET, non è un servizio del comune, non è un compito del comune gestire le acque. Ci sono i disagi che si creano ogni estate puntualmente. L'altro giorno siamo arrivati a momenti di esasperazione perché i cittadini venivano giustamente a reclamare un loro diritto per avere l'acqua. Io gli ho spiegato che non siamo noi che gestiamo il servizio, ma è l'ACOSET. Ci siamo recati dai carabinieri, abbiamo manifestato a loro questo problema, perché mi sono accorto che con la cortesia e con le chiamate non si risolve più nulla. Proviamo anche con i carabinieri. Quindi già avete diffidato l'ACOSET e a questo punto siete all'esposto dei carabinieri. Noi abbiamo inviato le comunicazioni ufficiali all'ACOSET, dove gli abbiamo manifestato quotidianamente tutte le famiglie che erano senza acqua. Ho detto all'ACOSET, sempre per iscritto, che considerato il periodo estivo, avrei provveduto io come comune a fornire un servizio di autobotte, rivalendoci poi successivamente su di loro per pagare questo servizio, perché non è un compito del comune e noi ci stiamo esponendo a un danno erariale oggi. Perché un danno erariale? Il danno sarà di pagare tutte queste forniture di autobotti che abbiamo inviato in città a partire dal 19 di luglio. C'è un elenco quotidiano di 20-30 segnalazioni, che non sono 20-30 nuclei familiari a cui manca l'acqua, ma sono molti di più, perché viene a volte un cittadino, segnala che nella propria abitazione manca l'acqua, ma manca in tutta la via ovviamente. Quindi quando parte l'autobotte fa centinaia di viaggi quotidiani. Senta, a quanto corrisponde il numero degli abitanti che orientativamente possono essere, diciamo, appunto sforniti d'acqua? Ma il numero non lo so. Io posso dire che nell'ultima settimana, da quando me ne sto occupando io, posso dire quartiere dove manca. Villaggio del Pino quasi totalmente scoperto, Contrada Segreta, Contrada San Leo totalmente scoperta, ed è la nostra zona di villeggiatura, quindi anche un disagio notevole. Nel centro del paese, in alcune parti, via 18ª Traversa, via 16ª Traversa, seconda retta ponente, via Cesare Battisti, quindi tutta la zona, diciamo, di San Giuseppe Bassa, manca l'acqua. Senta, che tipo di risposta è arrivata dall'ACOSET? Formalmente nessuna risposta. Per questo ho scritto pure ai carabinieri dicendo che io ho scritto all'ACOSET dicendo sta mancando l'acqua, datemi una risposta su come agire. Formalmente non è arrivata nessuna risposta.